Buongiorno. Buongiorno. Un'altra giornata è iniziata in quel di Montreal. Abbiamo fatto colazione, siamo pronti. Oggi avventura speciale, siamo venuti a visitare una biosfera. Io ovviamente so che cos'è la biosfera. Involucro esterno. Sta leggendo. Non è vero. Guarda. Non ci sono delle piante qua dentro. Ma... Tonella, Anto. Vieni un attimo qua. 1967. Bellissimo. È stata costruita per l'Expo dell'epoca. Okay. E questo rappresentava il padiglione degli Stati Uniti. Ok, quindi ora dentro all'interno nel c'è museo cosa guardiamo? Il museo dell'ambiente, quindi è il museo più importante canadese sull'ecosostenibilità e sull'ambiente. C'è qualche pianta? Anche? Sì! Sono delle mostre temporanee e delle mostre invece permanenti. Ok. Quindi dobbiamo vedere che cosa c'è. Ah, sorpresa, è una mystery sfera. Entriamo. C'è un percorso interattivo. Allora, siamo appena entrati. Abbiamo una pallina da golf. Non so. Ma cosa succede? Ah, ho personalizzato. Questo sono io. La portiamo da un'altra parte? Allora, ce la dobbiamo portare dietro? Se no abbiamo rubato una palla. Ok, vabbè. Continuiamo il percorso con la pallina. Vai. Che bello. Wow. Percorso dell'acqua. Ah, questa è la fine però. Sì, abbiamo saltato tutto. Praticamente con la tua pallina la metti e ti inizia a raccontare la storia dei fiumi, come i pesci nascono, okay, come sono girini che non hanno il guscio e come crescono. E adesso sta raccontando di come i gamberi si stanno, crescono ed si evolvono. Luca sta guardando in un buco, in un muro. Ragazzi, abbiamo trovato un glory hole. No. C'è la bombola. Sì. Quando tu inserisci la tua pallina in questo bellissimo monitor, ti fa scoprire diversi tipi di acqua. Ah, ok. Se ne abbiamo ritrovato Luca la sua pallina. Cosa allora, fa? Qua non serve la pallina, okay. Praticamente tu metti la mano qua e senti l'acqua fredda, l'acqua tiepida e l'acqua calda. Ah, davvero? Senti proprio. Che bello! È calda. Ma che figo! È la stratificazione del lago, quindi praticamente il lago ha questa temperatura. Ah, ok, quindi sopra è più calda e sotto rimane più fredda. Vorrei avere l'onore di avere una vostra relazione in diretta di là. Ah, devi mettere il naso, scoperchiare e mettere il naso. Ah, questa è la stessa cosa ma col naso? Sì. Sì. È buono? Lavanda. Guarda che questo è il posto. No. Trovo marcio. Incredibile, signori, siamo entrati e abbiamo trovato questo. Cioè, non so chi sia stato, qualche fan di Montreal. No, che meraviglia! C'è il cuore, ma poi scritto Stan. Ma scusate, ma è scritto con la pioggia poi? No, così. È acqua. Ma... bisogna aspettare che si asciughi. Sì. Quello è il classico di disegno. Sì. Però guarda, metto a fare un disegno. Ah, è diverso, che cos'è? Abbiamo cambiato, un pagliaccio. Pure i dettagli. Il momento dell'ascolto. Cosa si sente? Ce l'ho. Questo è bello, non so se lo sentite, raga. No, come mi scappa la pipì? Ah, questo è rilassantissimo. Ah, questa è la pioggia. Sono le nuvolette. E ha iniziato a piovere. Che è successo? E Metto ha messo la palla. L'uomo della pioggia. Mi sai spiegare che cosa c'è lì? Un microscopio. Grande. Le macchine, lo smog, dove ti prendono, dove fanno male, esatto, al corpo. Con le sigarette. Ok. Benze. 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 Raga, vedete che benze? Guardate quanti disturbi provoca. Guarda. Cioè, guarda. E su, che lo vedo, giù, pure, pure le gambe. Ho male lo stomaco, tutte le volte lo vedo. Incredibile. E qui che cosa state facendo? Tris? La partita di Tris. Sta vincendo? Io 2-0. Ah, ragazzi, lo sapete quanti anni ha lui? Aspetta, non me lo dire. Vai. Non li avrei dati molto più. Avrei detto 24. Sì, so. Sì. 40 anni. Questo è mio figlio. Ma proprio tranquillo. La mia data di nascita. Sì. Uguale. Luca, per trasportare Luca. In ufficio, ragazzi, lo portiamo così, eh. Ah, lì ci metti le braccia.
Quando portiamo Luca dopo che fa serata. Dopo che fa serata andiamo così a prendere Luca per portarlo in ufficio a lavorare. Che cos'è quella cosa? Praticamente è la schiena, una riproduzione di marmo del beluga. Ok. E quando ti metti le cuffie, sì, ti fa la sessione di meditazione come se tu fossi uno di loro mentre tieni questo in braccio. Io sono intendente. Sciocco-vaseta. Sì. Bellissimo. Sì. Ragazzi, chiudete gli occhi e me. Ok. Dici di tenerlo come un bambino? Sì. Un bambino. Mangiasse un po' me. Luca sta suonando la chitarra. È finito? Io riuscivo a pensare solo quanto cazzo pesava sto coso. Da una mano. Chi vuole il beluga? Stai, non so come si stoppa. Sto ancora riprendendo. Questa è un'ecografia di un bebilugo. Tu lo sai che questo è l'animale più intelligente del mondo? Sì, sono carinissimi. Non ho ben capito, Luca, cosa stia facendo. Sta guardando una tizia preoccupata. Sopra? Non è pinoso che cazzo sarà. Cosa mette dopo? Mi sta tirando le dovette che dormo in mezzo a... Cosa devo fare? Cosa faccio? Sono lascia. Guarda, è bellissimo. Toccate tutti il mio beluga. Nuovo spot. Senza scarpe. Io credo che non ne alzerò più, sono infossato dentro con la schiena. Ci siamo sdraiati su questi sacchi a guardare delle cose e c'è Luca che trova... Cosa sono quelli? Quello sopra ha detto che è un ventilatore. Vabbè. Cosa sto guardando? Sono dei microorganismi. Che cazzo? Però dico, che cazzo stiamo facendo? Non se l'aspettavano. No. Mi sono girato, ho visto il vuoto, ho detto, ma che cazzo sto facendo? Le scarpe di Luca che fanno rumore. Ah, giochini per i bimbi, mi sa. Non per me. Non lo so. Vabbè, ho capito, però che palle. Ma scusa, ma cosa vedi la tortura? Guarda che vedo un viola. Ma c'è... è il gordito. Andiamo a vedere la vista fuori. In questo momento ci troviamo nell'isolotto davanti a Montreal. Qui dentro c'è Matt che guarda col cannocchiale. Ti è piaciuta questa biosfera? Sì, bello. Manca un piano però, da quanto ho capito. Abbiamo saltato il piano 4 perché è in ristrutturazione. Strano, non ci succedono mai queste cose. A noi. Partito il gordito. Oh! Vai amore! Prendi la scia! Vai amore! Siamo al circuito di Montreal, proprio il circuito di Formula 1 di Montreal, e ora tenteremo di farlo tutto in monopattino. Ciao! Ciao amore! Questo è il rettilineo che poi ti porta alla chicane finale famosissima del muro di Montreal. Ora vi porto con me. Siamo arrivati alla chicane del muro, quello è il famoso muro. C'è solo un problema. I monopattini si sono spenti, quindi non sappiamo come tornare indietro. Porca puzzola! Buongiorno, siamo al Marché Jean Talon, okay, che è un mercato, ci hanno spiegato, come quello di Madrid, ma anche come quello un po', se vogliamo, un po' il Nishiki Market, nel senso c'è un po' quel concept lì, le bancarelle, c'è un po' di tutto, food di tutti i tipi. Ed è al chiuso. Ed è al chiuso, quindi puoi sia acquistare i prodotti sia mangiare. E ora andremo a cercare qualcosa da addentare, perché comunque sono le due, abbiamo una certa fame. Abbiamo preso delle galette che sono praticamente delle crepe salate, molto buone, provate. Non ve l'ho ripresa, mi sono scordata. E poi abbiamo preso anche la versione dolce con il cioccolato amaro, però erano troppo amare, quelle non mi sono piaciute. Un'altra cosa che ho appena scoperto, che mi ha detto Anto, è che questo è il mercato più grande del Nord Europa, del Nord America. Del Nord Europa, del Nord America. Siamo in una delle vie più famose di Montreal, che è Crescent Street. Lì c'è il famoso murales di Leonard Cohen, che era un cantante, scrittore, poeta, insomma una delle personalità più importanti di questa città. E questa via
decisamente una delle più carine che abbiamo visto quando siamo qua, perché c'è un sacco di roba. C'è un sacco di roba, ristoranti, pub, misto tra case old style, strutture più che case old style e grattacieli, perché qua dietro poi anche lì c'è tutta downtown. E perché siamo qua? Perché stasera mangeremo al Wednesday and Gavinos, che teoricamente ha un po' di italiano. Sì, vediamo un po' il menù. No, beh, allora, secondo me... Minestrone, sì, polpo. No, no, poi c'è il riso nei secondi, sono confuso. C'è il riso nei secondi. Il risotto del pescatore nei secondi, allora, fa un po' paura. Ridotto funghi di bosco, onestamente mi ispira, ma ho paura dei funghi qua. Questa donna vuole prendere fettuccine Alfredo. Lui, il pesto. Ah! Perché c'è un'arancia nella tua birra? Oh no! Attenzione! Oh! Primo rischio della serata, bruschetta al pomodoro, che poi c'è anche parmigiano, cipolla e aceto balsamico. Sembra buono. Io troppo aceto balsamico, no, no, è un gusto voglio mio. Il gusto. È un gusto mio, ma copre troppo il gusto del resto. Ti dirò, ho assaggiato le polpette, ma aspettavo molto peggio. Per me, approvato. Ok. Ah, intanto qui abbiamo il nostro amico Rocco. È vero. No, raga, sono buone. Sono buone, raga. Sono molto buone. Le porzioni sono un po' strane, perché solitamente le polpette sì, sono dei polpettoni, però molto buone. Assaggiamo. È buona, ma non capisco come mai. Mi ha messo il parmigiano. Sembra che lo spaghetto sia un sacco slegato dal condimento. Io sono un coglione. Cioè, avete fatto tutte le scelte giuste. Io perché mi lancio sempre in esperienza? Sto mangiando formaggio e sugo. Benissimo. Queste, raga, sono delle arancine o arancini, scegliete voi. Però non sembrano per nulla un arancino. C'è di meglio. Non male, ma c'è di meglio. Ho preso l'agnello, molto molto buono. La cottura perfetta. Io ho preso delle linguine al pesto per essere coerente con la mia maglia. È veramente buono, ma c'è troppo aglio, si sente proprio forte. Se uno non piace, niente. Rosy, cosa mi dici delle fettuccine Alfredo? Sottovalutato. Continua la grande storia di Luca con le scelte forse sbagliate. Abbiamo il tiramisù, signori. Non lo so, sembra moll. Troppo moll. Troppo moll. Sì! Una scelta giusta nella mia vita. È buona. Ma non è nutrita. Ma non è nutrita. Ci stava spiegando Rocco che è Nutella, ma è Nutella che fanno loro, perché importarla dall'Italia costa troppo. Quindi è un po' una fake Nutella, per quello che non sa tanto di Nutella. In generale, cosa ne pensi di questa scelta? Per me è approved, approved. Allora, a parte io, è tutto buono. Cioè, sono l'unico pirla che ha variato l'unico piatto con la lasagna, tutto il resto è tutto buono. Ho anche assaggiato poi la buono. Posto molto bello. Adesso finiamo di mangiare e poi ci spostiamo qua davanti nel karaoke. Il Canada è come Napoli. Canada è come Napoli. Canada è Napoli. In verano, inverno. Inverno è frio. Anche da noi. Puta mierda, meno scorrendo. Puta mierda. Meno scorrendo. Non puoi dare mierda. Tutto congele. Però. Dai. No, la vita è sloca. La vita è sloca. Che lingua parlano? Tutte, ma tutte, si stanno capendo. Clamoroso. Ma chiamiamo sempre lui. Con la cazzi. What's your name? Franco. Ma che stai dicendo? What's your name? Armando, ma è sulla Armando, mia, Franco o François? Perché ci stanno. Chi è François? François e Fifi. Che è Franco? Niagara Falls, Niagara Falls. No, troppo veloce a parlare. Le cascate del Niagara. Bellissime, bellissime. Dobbiamo ancora andarci.
Muy water. Ma proprio saporo. In versione au, au, au. Vai Franco Toretto. Aiuta. La polizia. Mi cago il pantalone. Buongiorno, siamo in zona Stadio Olimpico, quella che vedete dietro di me è la torre pendente più alta del mondo e alle mie spalle c'è il Biodome, dopo entreremo perché è molto particolare, sono riprodotti tutti gli ecosistemi del Nord America. Comunque in questa zona praticamente ci sono diverse cose, c'è lo Stadio Olimpico, quello delle appunto Olimpiadi del 1976, la torre famosissima. C'è il planetario, c'è appunto il biodome, c'è un parco, insomma un'area con tante attività da fare, tante esperienze da fare. Quindi ultimo giorno qui a Montreal, ci godiamo queste esperienze e poi più tardi partiremo per Quebec City. Volevo approfittarne per fare un piccolo resoconto di questa esperienza a Montreal, particolare, strana. Come ho detto i primi giorni l'imprinting non è stato dei migliori, poi ovviamente rimanendo qua più giorni, addentrandosi un po' nella città e anche negli altri quartieri, è lampante il contrasto che c'è, un po' come c'è in America, no? Quindi zone molto lussuose, zone dove ci sono i grattacieli, dove comunque c'è tanta gente, tante attività da fare, e giri l'angolo e vedi gli homeless, la droga, eccetera. Quindi la cosa che più mi ha colpito, un po' deluso, è ritrovare anche qui il contrasto forte come in America, come abbiamo già detto. E poi un'altra cosa che mi ha fatto un po' sorridere è che si diceva sempre del Canada è un posto dove puoi lasciare la porta aperta, no? Perché non succede mai niente. Stamattina un po' camminando ho visto le case che hanno addirittura il lucchetto alle porte, cosa che sicuramente negli ultimi anni è un po' in declino. Ma questo non vuol dire che sia comunque una città bella, vivibile, con una qualità della vita comunque medio-alta. Però porta con sé tutte queste contrapposizioni, questi contrasti forti, tipici del Nord America. E sinceramente non me lo aspettavo, cioè non pensavo di ritrovare, come già detto, anche qui quello che è tipico degli Stati Uniti. Come già detto ieri, è la città dei lavori perenni, ci sono sempre lavori in corso. Volevo dire un'altra cosa che ci hanno spiegato ieri, che a differenza degli Stati Uniti, praticamente qua la polizia, diciamo, non ti dà la sicurezza che hai negli Stati Uniti, cioè quando li chiami non sono così reattivi, ci hanno spiegato, come sono negli Stati Uniti. Quindi sì, la sicurezza comunque c'è, sicuramente è sempre meglio che l'Italia, che non arrivano mai. Però comunque questa cosa ce l'hanno raccontata e ve la riporto. Stiamo per salire sulla torre dello stadio. Lì c'è un piccolo ascensore che sale, prenderemo quello per arrivare fin lassù. Niente raga, ovviamente veniamo noi e la tour de Montréal è ferma. Quindi è ferma, stanno facendo i lavori e quelli che abbiamo visto salire erano semplicemente degli operai. Benissimo. Raga, ma fa freddo? Stiamo andando nella regione subpolare. Credo faccia freddo, sì. Madonna! Luca, che cazzo stai facendo? Stavo rimanendo attaccato. Ma è ghiaccio vero? Sì. Ma guarda questo. Guarda come si aspetta, guarda come si è coperto. Come i vecchi, c'è tipo il babà. No, raga, che carino. Soldato, guarda, io sono lui, guarda. C'è pinguino come Luca. Ciao. Ma questo punto è incazzato. Raga, vi giuro, ho dovuto mettere la felpa dei gordi perché fa un freddo porco. Ci sono due esemplari di, credo, pulcinello di mare, che è l'uccello quello tipico della Scozia. E poi un esemplare di Luca Selvaggio. Comunque questi sono dei pinguini che non ce l'hanno fatta. Non ci hanno creduto tanto. Se prima faceva freddo, ora credo avremo un caldo tremendo perché foresta tropicale umida. Il clima è cambiato totalmente, mi si sono appannati gli occhiali da quanta umidità c'è. Però è stupendo, eh. No vabbè, i pappagalli. Sono bellissimi, guarda che colori. Ma questi parlano? Porco! Le scimmie. Oh mio Dio, ci sono i coccodrilli. I coccodrilli hanno litigato. Non ho mai visto un coccodrillo dal vivo. Sono un po' emozionato, sinceramente. Qua c'è una specie strana, Matt. Spiegami un po' chi è, cos'è. Un piedi là. Homo erectus. Raga, vi giuro,
stiamo sudando come dei maiali. Fa un caldo atroce qua dentro. È bella. Qua c'è sorpresa. Ma come può essere una pioggia? C'è anche un serpentazzo, guardalo là. Ah, oh, sì. Eccolo qua. Sua maestà il piragna. Guarda come sta sudando. Ce la faccio incazzata, guarda. E poi sarà l'anaconda. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No raga, pipistrelli. Oh mio Dio, sti topi di merda. No, che schifo. Allora ragazzi, ho sbagliato. Volevo venire alle cascate del Niagara e mi sono ritrovato qui. Pensavo fossero più grosse. Comunque è incredibile cosa hanno ricreato. Cioè, veramente sembra di essere realmente in una foresta, in una giungla. Sì, sì, l'habitat è pazzesco. Ma quello è bello. Sono totalmente liberi gli animali, cioè li puoi veramente guardare da vicino vicino. Comunque la cosa impressionante sono le temperature, che ti sembra proprio di essere nel luogo, e il prezzo secondo me. Cioè vale molto di più. $20. Abbiamo pagato 13 euro più o meno. No, li vale, vale tutti. Vale almeno il doppio. Vale tutti perché, ripeto, a differenza che ne so dello Zoom, tipo di Torino, che sono liberi, però comunque c'è una recinzione, diciamo, c'è comunque un ostacolo tra noi e gli animali. Qua no. Qua sono veramente in mezzo all'habitat. Se passate da queste zone fate un salto al biodom, perché è qualcosa di unico. È incredibile. Ci sono pure le cozze, raga. No, ma guarda una stella. Sì, bellissima. Ciao Cranchio. Ciao ciao. Assurdo. Bellissimo. Assurdo. L'ultimo che abbiamo visto è l'ecosistema del Golfo di San Lorenzo. Quindi ci sono tutti gli animali, così come prima per la foresta tropicale. Ma tu lo storione, no? Storione atlantico. Qua ci sono i castori, però c'è troppa luce ed è molto più probabile vederli verso sera. Quindi purtroppo mi sa che non li vedremo. Però lì c'è una diga. Io volevo una storia, volevo che mi raccontassero qualcosa, non c'è niente. Papà Castoro. Cosa pazzesca, praticamente c'è il castoro nella sua tana ed è ripreso da una webcam. Lui sta dormendo adesso. Guarda le manine, questo è il naso, questa è la buca con i dentini. Ma non mi vedo. Ciao. Ma è una cosa di polvere. Guarda che belle. Belle, le vedi? Lassù, lassù, lassù. Sono le linci che si stanno pulendo. Sono dei gattoni immensi. C'è qualcuno che ce l'ha in casa? Ho visto diversi video di allevatori di linci che se le tengono in casa. Qua dietro c'è lo stadio olimpico, è praticamente il rifacimento, infatti i ragazzi volevano salire sulla torre ma non sono riusciti. Tra l'altro lo stadio lo stanno rifacendo perché è venuto giù il tetto, un po' come è successo a Minnesota, che con il peso della neve il tetto si è sfondato, quindi stanno rifacendo il tetto da un po'. Solo che da quello che ho capito si sta un po' allungando la ristrutturazione perché ci sono diversi problemi. Detto questo, l'esperienza al Biodome fantastica. Ve la straconsiglio se venite a Montreal. Per me è voto 10. Veramente stupendo. Siamo appena saliti. Ho mentito, ragazzi. Siamo appena saliti sul treno per andare a Quebec City. È un'ora che sto provando a fare una clip finta perché ci siamo scordati di fare il finale di questo video. Quindi non è vero, ma in questo momento siamo sul treno che ci sta portando a Quebec City. Anche se siamo quasi a Toronto. Non è vero. Se ne frega. La chiusa del video.